parole chiave dell'intervento di Davide Ranalli poco fa: passione e continuità. Quando ormai più di un anno fa, perché ne cominciamo a parlare all'inizio dell'estate dell'anno scorso, Davide Ranalli e Domenico Randi chiesero a Rinaldo Alessandrini e a me di immaginare insieme questo percorso, Rinaldo ed io credo che sintonizzatissimi sulla stessa lunghezza d'onda aderimmo con entusiasmo, soprattutto perché individuavamo questi due elementi, la passione e la continuità. L'idea che un contenitore meraviglioso, questa bomboniera di teatro, potesse diventare, come sta diventando e continuerà ad essere, un punto di riferimento a livello nazionale e forse non solo per la musica barocca e l'opera barocca, con la sua straordinaria coerenza architettonica, acustica, di atmosfera, ci sembrava e ci sembra che sia veramente ideale. Il programma che abbiamo immaginato è un po' sintetizzato nel sottotitolo, cioè feste musicali intorno all'opera barocca. L'idea di feste musicali è affine all'idea di festival, ma secondo me ha un contenuto ulteriore, ed è proprio quello di celebrare insieme artisti e spettatori, artisti e pubblico, la gloria e l'importanza di questo straordinario repertorio musicale che tra la metà del 600 e la fine del 700 ha visto l'Italia e gli artisti italiani, i musicisti italiani, protagonisti in tutto il mondo allora conosciuto e allora praticato. Come abbiamo declinato questo discorso di feste musicali intorno all'opera barocca? Disseminando in quasi ogni elemento del programma che tra poco vi racconterò dei riferimenti diretti o indiretti proprio al repertorio operistico. Cominciamo con i due concerti che abbiamo denominato anteprima, che si svolgeranno nel mese di novembre. Uno vede l'orchestra sinfonica, l'orchestra filarmonica Arturo Toscanini impegnati in un programma che spazia da Mozart a Rossini, passando per Paisiello, Mercadante e Haydn, intorno al personaggio di Figaro. Cioè Figaro, Beaumarchais, è stato protagonista di opere di numerosi autori. Abbiamo preso alcuni frammenti, alcuni esempi di varie opere di tutti questi autori. Il secondo concerto, che vedrà la partecipazione di un artista e di un attore molto amato dal pubblico romagnolo, ma non solo, che è Ivano Marescotti, ci porterà a fare un raffronto tra Gioachino Rossini, che come tutti sapete era di origini lughesi e visse qui alcuni momenti importanti della sua vita adolescenziale e formativa, ebbe come maestri, come primi insegnanti di musica, i canonici Malerbi, che erano maestri di cappella qui a Lugo. Eseguiremo, saranno eseguiti, mi correggo, brani e di Luigi Malerbi e di Gioachino Rossini, musiche pianistiche e melologhi. Il melologo è una forma un po' desueta di recitazione accompagnata da pianoforte o da altri strumenti. In dicembre invece inizia il programma vero e proprio del festival, e proprio in coincidenza con il 30° anniversario interamente dedicato a musiche di Monteverdi. Musiche madrigalistiche, brani tratti da opere o comunque legate alla vocalità monteverdiana. Il 7 dicembre ancora Rinaldo Alessandrini eseguirà un programma cameristico con musiche dedicate, con musiche di autori prevalentemente violinistici, e l'11 dicembre siamo nuovamente in territorio operistico, nel senso che i nostri, diciamo, cugini dell'Accademia Bizantina, diretti da Ottavio D'Antone, eseguiranno un programma dedicato a Shakespeare nel centenario shakespeariano, che per l'appunto ricorre nel 2016, e verranno eseguiti brani da due importanti lavori di
di Henry Purcell, compositore barocco inglese, un'opera dal titolo The Fairy Queen, che è tratta da Il sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, e un altro, la seconda parte, sono invece musiche di scena che Purcell e un suo collaboratore scrissero per una delle pièce teatrali più famose, più importanti di Shakespeare, che è La Tempesta. Una parentesi pianistica, il concerto del 15 dicembre con un pianista italo-svizzero piuttosto conosciuto, tra l'altro è uscito in questi giorni un suo nuovo disco che sta avendo molto successo, registrato in collaborazione con Rinaldo Alessandrini, che dirigeva l'orchestra, Olivier Cavé. Anche in questo caso però siamo coerenti con l'epoca di cui ci occupiamo, perché saranno eseguite musiche che vanno da Scarlatti a Bach a Mozart a Haydn, di ambito settecentesco. Di nuovo siamo in ambito affine o limitrofo al repertorio operistico, perché il 17 dicembre, con questo programma dal titolo Le donne, i cavalieri, l'arme e gli amori, ci occupiamo di eseguire opere, brani da opere di Handel ispirate all'Orlando Furioso. Tutti sapete, perché ormai i giornali ne stanno parlando molto, per fortuna, in questi giorni, che il 2016 non è soltanto l'anno shakespeariano, ma è anche l'anno ariostesco, nel senso che ricorre il quinto centenario della prima edizione dell'Orlando Furioso, e anche Lugo, anche il nostro Portimiro, ha inteso fare questo omaggio. 21, 23, 27 dicembre entriamo nel vivo della produzione operistica vera e propria, con quest'opera non di grandissimo repertorio ma molto importante, di Alessandro Scarlatti, dal titolo Gli equivoci di Silenzio Ambiante, che fu il suo primo vero grande successo come operista, ma credo che poi nel merito musicale Rinaldo Alessandrini ci dirà qualcosa di più tra pochissimo. Ancora in pieno ambito operistico sarà il recital di Pietro Spagnoli, che è programmato il 28 dicembre. E infine il programma si conclude con un'esecuzione, una rappresentazione in forma semiscenica, cioè non in forma teatrale compiuta, della Serva Padrona. Serva Padrona, molti conoscono la versione, la prima versione che fu musicata di questo libretto, fu musicata da Giovanni Battista Pergolesi, ma pochi sanno che questo stesso libretto fu nel corso del tempo successivamente musicato anche da altri compositori. Nella fattispecie noi abbiamo scelto di presentare al pubblico la versione di Giovanni Paisiello di quest'opera. Tra l'altro l'opera fu eseguita già qui al Teatro Rossini di Lugo una quindicina d'anni fa, se non vado errato, e diciamo è una, credo che sarà un gradito ritorno in una nuova lettura.